Sì, un saluto e un'introduzione, direi. Bene, allora se siete frequentatori abituali dello Stabat Mater sapete che qui si procede a self-service, cioè gli oratori si autopresentano, non c'è il rito di un qualche esponente della biblioteca, archiginnasio, che ci presenta e quindi questo ruolo lo faccio io perché sono bontà degli organizzatori della mostra, sono il presidente di un comitato scientifico. Ora voi sapete che i presidenti non fanno quasi nulla, no? Sono dei personaggi, infatti io della mostra di cui si parlerà qui tra poco non ho fatto assolutamente niente, è un titolo onorario e quindi perlomeno non dico che mi guadagno il pane perché mi sono guadagnato una bottiglia di vino, ecco questo sì, con tanto di etichetta e quindi un piccolo guadagno l'ho fatto. Quindi mi prendo questo ruolo di banditore, faccio l'apripista, cioè vi presento Martina Mazzotta che è la vera artefice di questa mostra, L'arte in gioco. E Tur, che fra l'altro è un nostro concittadino che ho conosciuto qui, non avevo avuto il piacere di conoscerlo prima, quindi loro, soprattutto Martina, è quella che ha fatto veramente la mostra a Reggio Emilia su Dubuffet, seppure con la collaborazione di un francese, Frédéric Jaeger o Jaeger, preferisce il nome alla francese, No, credo. io in tedesco. Come? Va benissimo Jaeger. comunque, sì. Jaeger o Jaeger, decidete un po' voi, d'altra parte Francia e Germania pare che continuano a colloquiare abbastanza bene, mentre i rapporti Francia-Italia in questo momento sono un po' più burrascosi. Quindi esprimono le due fondazioni, Martina, Fondazione Mazzotta, e Jaeger, Fondation du Buffet, e hanno fatto una mostra di estrema completezza. Perché tutto sommato io sono stato messo in questo ruolo prestigioso, anche se puramente onorario, perché ripeto, per questa mostra non ho fatto assolutamente niente, e certamente per un mio passato di dubuffetologo, io ho conosciuto Dubuffet nel 1527, no, scusate. Sacco di Roma. Sto esagerando, mi sono, diciamo pure 1900, chissà perché è venuto fuori, perché pensavo all'archiginnasio che è stato costruito proprio circa in quegli anni e siccome avevo fatto la spiega al collega, mi sono portato dietro questa data, no, diciamo pure 1900. 1957, quindi molto più vicino a noi, però ero da Dubuffet un anno prima della sua morte, nell'84 ero andato a presentargli mia moglie che è qui in sala, Alessandra Borgogelli, e devo dire col turpe fine anche di portargli via un altro dei dipinti che abbastanza generosamente mi aveva regalato nel corso di questa lunga carriera fatta presso di lui. Questa mia devozione a Dubuffet, un bolognese che andrebbe ricordato di più, che sarebbe uno dei Guglielmi, Giuseppe Guglielmi, il poeta, e sapete, i Guglielmi sono una grande famiglia di cui ancora vivo, vegeto, perfettamente attivo, Angelo, e purtroppo sono morti invece Giuseppe, di attività poeta e il critico letterario Guido Guglielmi, che era più giovane di entrambi. Giuseppe Guglielmi era una mala lingua, lo dico in senso assolutamente benevolo, perché trovava dei nomignoli molto azzeccati per ciascuno di noi, per quasi tutti i protagonisti della vita culturale qui a Bologna e anche fuori. E per esempio, per me, proprio siccome io ero noto per questo amore folle per Jean Dubuffet, ma a cui aggiungevo anche un amore altrettanto folle per un personaggio di tutt'altra natura e anche di tutt'altro genere di applicazione, Alain Robbe-Grillet. Allora lui mi aveva chiamato René Barillet, quindi qui a Bologna ero per tutti, diciamolo in italiano, Renette Barillette. Ecco, questo. E come era nato questo mio attaccamento? Ecco, io mi prendo il ruolo, oltre che fare l'annunciatore del
del grosso della conferenza che segue, affidata soprattutto a Martina Mazzotta, mi prendo questo ruolo di dire perché tutto sommato ci sono stati molti vincoli tra Dubuffet e Bologna, anche se Bologna non gli ha dedicato una mostra. Per vedere una mostra completa di Dubuffet dovete, appunto, come vi verrà detto tra poco, dovete andare alla Fondazione Magnani, a Palazzo Magnani di Reggio Emilia, da non confondere con l'altro Palazzo Magnani che invece è vicino a Parma. Si sono separati, l'origine era in entrambi i casi di Magnani, ma adesso sono due entità assolutamente separate e ritengo anche non comunicanti. Come era nato questo rapporto, diciamo pure, tra Bologna e Dubuffet? Beh, era nato per un fatto molto importante della nostra vita culturale, cioè la nascita della rivista Il Verri, dovuta a Luciano Anceschi, che in realtà era di formazione e, nel momento in cui fonda questa rivista, cioè nel 1956, risiedeva ancora a Milano, però aveva l'incarico di estetica qui a Bologna e poco alla volta ci si è trasferito, soprattutto quando finalmente è riuscito ad avere la cattedra, la tanto sospirata cattedra. Come forse sapete, Luciano Anceschi ha formato tutta la cosiddetta neo-avanguardia italiana, poeti, scrittori, critici, eccetera. Sono tutti nati attorno a questa rivista Il Verri, e nata nel 56, nell'autunno del 1956, e fin dal primo momento Anceschi era un pescatore di talenti, diciamo, di talenti giovani, e verso cui era pieno di fiducia, era pronto a scommettere sui giovani, e fra gli altri ha scommesso anche su di me, tant'è vero che mi ha affidato la rubrica d'arte. Quindi io già nel 56 avevo solo 21 anni, scrivevo, per esempio, ho recensito quella biennale di allora, ed eravamo tutti entusiasti in quel momento, erano anni veramente di entusiasmo, perché erano comparsi sulla scena dell'arte gli homines novi, diciamo, era l'espressione già usata per i grandi fondatori della prospettiva del primo Quattrocento, non so, Masaccio, il teorico Leon Battista Alberti, eccetera. Ma in quel momento c'era una serie di homines novi che stavano producendo il cosiddetto informale, quel movimento travolgente che era l'informale, e tra questi homines novi c'era senz'altro Jean Dubuffet. Questo lo avevamo scoperto per merito di un francese, Michel Tapier, che aveva scritto un saggio molto famoso, L'Art Autre, e mi ricordo che allora, anni 50, i libri non è che circolavano molto facilmente, c'era arrivato un dattilo scritto, mi ricordo che l'aveva un artista oggi ancora vivente, Mario Nanni, più che non Genario, e noi ci raccoglievamo da Lamma, mi ricordo, ho dei bei ricordi giovanili, a leggere religiosamente questo scartafaccio di Michel Tapie, intitolato L'Art Autre, e questa posizione di autre, non l'autre art, che sarebbe banale, l'altra arte, questo dava un'estrema, l'arte altra, cioè diversa da tutto quello che si era fatto prima, che era poi cubismo, post-cubismo, astratismo, eccetera. C'era questa invasione degli uomini novi, tra cui uno dei principali era proprio Dubuffet. Allora io cosa ho fatto? Ho scritto un saggio su Dubuffet, come un altro personaggio che va ricordato, Enrico Crispolti, che è stato qui di recente due volte, una per parlare di Mattia Moreni e un'altra per parlare di Sergio Vacchi, che appartenevano a questo clima di grande rinnovamento che il Verri stava valorizzando. E allora io affido alle pagine del Verri un saggio su Dubuffet,
e va bene, faccio così, quello che in quel momento doveva fare un critico giovane, di punta, arrabbiato, che cercava di valorizzare i nomi nuovi. E a un certo momento mi vedo arrivare, devo dire con stupore, meraviglia, entusiasmo, una lettera proprio da Dubuffet, in francese, lui non ha mai parlato italiano, in cui mi dice che è stupito di leggersi, era fatto tradurre il mio saggio ed era rimasto stupito nel vedere che in Italia, dove la sua opera era molto poco presente, ci fosse qualcuno capace di analizzarlo così bene come facevo io, e mi invitava ad andarlo a trovare, cosa che io ho fatto. Ecco, mi dilungo un momento, poi il mio compito cessa qui, il settore del mio razzo mette in orbita i razzi successivi di Martina e del suo collega, ma comunque voglio un poco dilungarmi su queste cose che forse ho già raccontato tante altre volte. Allora io Dubuffet mi invita, dice: guardi, venga a trovarmi a Vence, perché io passo a Vence, sono costretto a stare a Vence sulla Côte d'Azur perché mia moglie soffre di tubercolosi. Bene, io sono andato a trovarlo in Lambretta, a quei tempi già la Lambretta era un lusso, quindi anno 57, io arrivo in Lambretta a trovare Dubuffet, che mi guarda molto meravigliato. Beh, per non farla lunga, da quel momento è nata un'amicizia che, come dicevo prima, si è prolungata poi per 30 anni fino alla vigilia, ahimè, della sua morte. E lui è nato tra di noi questo rapporto molto stretto. Tanto è vero che poi lui mi ha affidato, che si è subito concretato da parte mia, io ho sfruttato l'occasione, e il mio primo libro di critica d'arte è intitolato proprio Dubuffet materiologo. E infatti quando Martina passerà a mostrarvi alcuni aspetti della mostra, compariranno le sue materiologie e anche le testurologie. Quindi io scrivo questo testo, Dubuffet materiologo, che lui si precipita a far tradurre in francese, Dubuffet materiologue. Successivamente cambia registro, perché Dubuffet non voleva che si dicesse, ma in realtà seguiva lo spirito dei tempi, e quindi a un certo momento capisce che questa fase diciamo incendiaria, purulenta, in fondo in sintonia con le esplosioni termonucleari, stava finendo, perché l'Europa, dopo gli anni varcato il capo degli anni 50, aveva la fase di riindustrializzazione, erano gli anni del boom, dove venivamo invasi dalla merce, dagli oggetti, arrivavano le auto, arrivavano i frigoriferi, eccetera. Allora, in qualche modo, Dubuffet capisce tutto questo e dà luogo, però a modo suo, a una serie a cui dà un nome fantastico, come quelli che piacciono a lui, Urlup, un neologismo, un nome del tutto inventato, dove però c'è vagamente l'idea del turlupinare, turlupé, si dice anche in francese. E infatti questi oggetti sono tra il vedere e non vedere, e ottiene di fare una mostra nel 64 al Palazzo Grassi di Venezia, che allora apparteneva, non c'era ancora dietro la Fiat, c'era dietro l'industriale padrone della Snia Viscosa, Marinotti. E allora appunto Palazzo Grassi fa una grande mostra di questo ciclo dell'Urlup, è la prima manifestazione fuori di Francia di questa fase stilistica del nostro Dubuffet, e lui mi vuole come introduttore, viene dissuaso dall'ambiente circostante, tutti gli dicono: ma sei matto, ti fai presentare per una mostra di questa importanza, di portata internazionale, perché lui si era già imposto anche a New York, anche negli Stati Uniti, aveva un mercato già molto sostenuto, eccetera. Ti fai presentare da un giovanotto, infatti in quel momento non avevo neanche, essendo nato nel 35, non ero neppure trentenne. Allora lui ha detto una frase che ripeto perché è troppo bella, dice: no, j'ai confiance a Renato Barilli parce qu'il parle très bien de mes macaronis, cioè lui difende molto bene i miei maccheroni, il mio prodotto. E gli dicevano: ma no, ma guarda, c'è Giulio Carlo Argan, che era una
grande stella, no, il numero uno della nostra critica, e lui invece ha insistito, no, voglio Renato, e così è stato, io ho presentato quella mostra, poi naturalmente ho continuato a frequentarlo, ho fatto altre mostre, ma devo dire, ecco, devo confessare anche i miei limiti, e anche invece, e tra poco concludo questo sproloquio iniziale, devo anche così elogiare i meriti della mostra che Martina ha organizzato e di cui vi va a parlare molto più puntualmente. Cosa è successo? Dubuffet ha avuto una produzione così vasta e anche tanto articolata in vari periodi, che non si è quasi mai riuscito a fare una mostra totalizzante della sua opera. Perlomeno io stesso ho fatto almeno 3 o 4 volte delle mostre su Dubuffet, ma sempre su dei segmenti particolari, per esempio l'Urlup, certamente, credo che è stata la mostra più completa su quel ciclo. Poi ho fatto i teatri di memoria, ho fatto l'ultima fase dove lui è diventato anche graffitista, eccetera, ma sempre mostre parziali. E in genere è così. Dubuffet ha avuto tante mostre in Italia, non tanto, ma nel mondo, però sempre a pezzetti, diciamo, a segmenti. Invece il merito della mostra che spero andiate a vedere appunto a Palazzo Magnani a Reggio Emilia è di essere veramente totalizzante, magari ridotta come numero di opere, ma completa, proprio seguito il suo percorso dagli inizi fino alla fine. Lui ha finito in gloria, perché pensate che nell'84, 1984, la Francia giustamente gli ha dedicato il suo padiglione alla Biennale di Venezia. E lì lui ha gareggiato, lui faceva un'arte completamente diversa dall'informale delle origini e anche dall'Urlup, perché in qualche modo aveva sentito nell'aria che stavano arrivando i graffitisti. Quindi lui ha colloquiato o ha disputato il primato a Keith Haring, a Jean-Michel Basquiat, a tutti gli artisti, insomma, anche della scena urbana, eccetera, con una grande forza inventiva cromatica. Ma chiudo ancora un momento, insisto ancora un momento su Bologna. Bologna ha almeno 2 altri meriti da ricordare nei rapporti di Dubuffet, ammesso che questa lunga relazione tra me e lui sia un merito. Intanto ricordate, accanto a me un'altra dubuffetologa patentata è Lorenza Trucchi, che ha passato i 90 anni e quindi non è riuscita a venire a visitare la mostra, ma è giustamente nel comitato scientifico accanto a me. Quindi lei sta a Roma, vive a Roma, è una dubuffetologa pienamente autorizzata. Ma a Bologna c'è stato un altro dimenticato, che è Giuseppe Raimondi, da non confondere con Ezio Raimondi. Bologna è piena di ricordo e la cosa è giustissima, meritatissima, per il grande critico storico della letteratura italiana, Ezio Raimondi, figura dominante che ha lasciato allievi, eccetera. E a questo proposito, la nostra solita malalingua, Giuseppe Guglielmi, per lui ha trovato la battuta più bella, l'ha chiamato il libridinoso, perché infatti Ezio Raimondi aveva la libidine dei libri, ogni volta che lo si incontrava ti seppelliva sotto una frotta di citazioni. D'altra parte, un'altra invenzione brillante, così la ricordo un momento, anche lui meriterebbe un incontro qui all'Archiginnasio, Giuseppe Guglielmi, dico, un'altra sua. Voi sapete che la poesia visiva, nata proprio a fianco della neoavanguardia del Verri, eccetera, creazione di Pignotti e Micini, lui li ha invertiti e diceva il duo Mignotti e Piccini, anche questa è una bellissima. Poi, siccome Roland Barthes veniva spesso qui da noi invitato, allora lui ha trovato la sigla, la leçon, non la chanson de Roland, ma la leçon de Roland, eccetera. Bene, c'era uno da ricordare, uno che è totalmente dimenticato, è un altro Raimondi, Giuseppe Raimondi, che era giornalista, critico d'arte, stufaio, perché in realtà la sua professione aveva un negozio in Piazza Santo Stefano, un negozio di stufe, e anche lui ha scritto tanto su Dubuffet. Allora, come si spiega che da un lato c'ero io, c'era Renette Barillette, e dall'altro c'era Giuseppe Raimondi? Come si spiega questo legame tra Bologna e Dubuffet? Qualcuno ha detto che è il nostro fondo celtico.
Perché Dubuffet è una tipica espressione del mondo celtico, infatti lui amava il dialetto celtico, tant'è vero lui ripudiava la lingua, anche se la sapeva usare il francese corretto, e usava proprio una lingua dialettale, anche trascrivendo gli effetti fonetici, diciamo. Fra l'altro lui era amicissimo di Louis Ferdinand Céline, quindi forse c'era questo legame celtico. Noi sapete, dicono che Bologna viene dai Galli Boi, siamo stati fondati da questa tribù gallica celtica, appunto dei Galli Boi, da cui questa potrebbe essere un'origine di Bononia, che però è una cosa ancora un po' incerta e misteriosa. E finalmente, ultimo vincolo, qui a Bologna un personaggio straordinario del clima del 68 è stato Adriano Spatola, che purtroppo se n'è già andato da tempo. Bene, lui ha tradotto un opuscolo che Dubuffet ha scritto proprio in quel momento, Asphyxiante Culture, cultura asfissiante, e il 68 ha preso questo libello, questo pamphlet di Dubuffet, come una specie di simbolo di quel momento rivoluzionario, estremista, eccetera, magari dando una lettura che non era quella di Dubuffet, perché Dubuffet non partecipava molto a fatti di ordine avversivo, politico, eccetera, eccetera. Lui ce l'aveva con la cultura ufficiale, e per questo, ma ve lo dirà certamente Martina, era molto legato all'art brut. Una delle sue componenti era quella di valorizzare l'arte dei, diciamo, dei dimenticati, dei derelitti, da quelli che erano fuori dall'universo ufficiale della cultura, comprese tutte le forme delle avanguardie, cubismo, astrattismo, eccetera, eccetera. Bene, credo sono stato anche troppo lungo per questo mio ruolo di presidente disoccupato, introduttivo, e quindi adesso comincia la parte seria che compete a Martina. Grazie. Il libro, in favore. Grazie, buonasera. Buonasera a tutti, grazie a Renato Barilli, grazie ad Adolfo Ture e all'Archiginnasio per l'ospitalità questa sera, per in realtà degli approfondimenti intorno a questa impresa che non mi accingo a descrivere, come ha detto Renato. Vi darò alcune chiavi di lettura di segreti che stanno a monte di questo progetto, ma anche di accesso al regno di Dubuffet, che amava definirsi mago stanco, eppure era infaticabile, come da una mostra così ambiziosa ed enciclopedica emergerà per chi di voi non l'avesse ancora vista. Ma tornando alle parole di Renato Barilli, che ho anche la fortuna di conoscere da sempre, ecco, mi è stato detto, e ha detto lui, questa mostra ha un po' diciamo dischiuso un otre sigillato, ha stappato una bottiglia, che è quella del tutto Dubuffet, che mancava da tempo non solo in Italia o in Europa, e ha aperto un nuovo corso. Però insomma Barilli ha una vita in cui ha dischiuso davvero moltissimi ambiti del sapere, e anche in maniera transdisciplinare, e qui mi prendo qualche secondo per ricordarli, perché si accompagnano proprio alla mia biografia di studiosa, ma anche al mondo Mazzotta. E qui ricordo gli anni 30, chi ha tolto un velo a quel tabù che oscurava gli anni 30 dal punto di vista anche dell'architettura, del design, della moda, e non solo pittura o scultura, è stato Barilli, l'Ottocento italiano, l'arte dei graffiti. Era un'operazione di equipe di molti, di equipe, tanti però studiosi. Io potrei qui fare una lista di, diciamo, imprese. Quella su Dubuffet si è intrecciata con la biografia di Barilli, che poco più che ventenne appunto prendeva la Lambretta e andava a trovare Dubuffet. E qui ti smentisco, perché non è vero che non abbia fatto nulla per questa mostra, perché chi mi ha dischiuso con delle lettere di presentazione la via verso la conquista di Parigi, e soprattutto della Fondation Dubuffet, che è un regno impenetrabile, è stato Barilli. Non è vero che non ha fatto nulla, perché in questo volume
di Schirà, che è costato davvero anni di vita e sangue a tutti noi. C'è un contributo bellissimo dove dice molto di più e vi fa una vera lezione di storia dell'arte e della cultura su Dubuffet, no, che ritengo fondamentale. Quindi non è vero che non ha fatto nulla. Veramente, in questo libro in c'è. E, bando ai convenevoli, entra in merito. Entro nel merito. Perché ho lasciato a te tutto il peso di parlare di Dubuffet. Di parlare di Dubuffet e di parlare del fatto che si tratti proprio di una retrospettiva. Cioè, dopo che Barilli aveva dischiuso la via ai musei parigini, parlandone anche con specialisti che avevano dedicato la propria esistenza allo studio di Dubuffet, come Abadie, come anche i protagonisti che ne avevano accolto le opere al Musée des Arts Décoratifs, perché alla fine della propria esistenza Dubuffet lasciò tutti i Dubuffet di Dubuffet al Museo di Arte Decorative di Parigi, e in mostra abbiamo 26 opere bellissime da quel museo, il fondo fondamentale della Fondation Dubuffet, abbiamo opere dalla Guggenheim, dalla Baieler, quindi anche dalla Svizzera, da molte collezioni private e musei francesi. Quando incontravo gli specialisti, e io ho fatto tesi molto diverse, ho anche una formazione filosofica, quindi venivo sempre a Bologna per lavorare al Museo di Palazzo Poggi e per occuparmi di Wunderkammern. Infatti poi le mostre che ho fatto al Pol di Pezzoli e alle Gallerie d'Italia non sono le Wunderkammern, ma forse questo anelito enciclopedico a contenere tutto in una stanza, ad abbracciare i saperi, è stato il motore che mi ha portato a tentare di abbracciare tutto di Dubuffet. Per cui alla domanda che mi si faceva, ma lei che temi, che cicli, che ambiti della produzione di Dubuffet intende affrontare, io rispondevo tutto, perché mi ero resa conto che Dubuffet, pur avendo sperimentato moltissimo, consumato cicli con una rapidità degna di un romanzo di formazione goetiano dei più avvincenti, pur essendo stato, come dicono i francesi, un homme orchestre, cioè non solo un pittore ma anche uno scultore, scrittore, pensatore finissimo, musicista, questa sarà anche una grande scoperta della mostra, litografo straordinario e collezionista, quindi davvero un umanista completo, non viene mai presentato seguendone la cronologia critica dall'inizio alla fine, ed è un inizio che già si colloca a metà di una vita, perché fino ai 42-43 anni Dubuffet fu sostanzialmente un mercante di vini, ed è forse per questo che la bottiglia che avete visto prima a girarsi qui, che è stata prodotta per la mostra, abbiamo prodotto una serie di bottiglie di rosso e di bianco in omaggio a questa attività, che però rese Dubuffet davvero abile nel maneggiare le proprie sorti anche nel mercato artista e così di manager di se stesso, che è stato sempre indipendente diciamo dall'asfissiante cultura del mercato dell'arte, il che ha inciso sulle sorti della diffusione del sapere intorno alla sua opera nel bene e nel male. Sta di fatto che negli ultimi 5-6 anni in tutto il mondo il fenomeno di Dubuffet sta vivendo una grande fortuna nell'ambito appunto del mercato e delle aste. Non ci sono grandi fiere internazionali nelle quali l'ingresso non sia occupato da almeno un po' di Dubuffet, grandi musei o anche grandi gallerie, come per esempio Hauser & Wirth, che ha dedicato adesso in Svizzera mostre sempre a cicli o a temi. E quando appunto io dichiaravo di voler ricoprire l'intera carriera, mi si diceva non è possibile. Quando dichiaravo di volerlo rappresentare anche come collezionista, vedevo le porte sbarrate. Poi, come spesso succede nella preparazione di mostre, che implicano che i fattori in gioco siano moltissimi, lo sa anche Adolfo Tura, che è un collega, e si diventa detective e gli ostacoli non mancano, i tasselli si sono composti e il Dubuffet, diciamo collezionista, inventore del nome Art Brut, è rappresentato in maniera inusuale in questa mostra da presenze provenienti da Losanna, dalla collezione dell'Art Brut, e da Gugging.
Losanna, perché tutto quello che Dubuffet collezionò, ecco, non ibridò mai con presenze di proprie opere. Se voi andate a Losanna e le pareti del Museo di Losanna sono dipinte di nero come quelle che troverete in mostra, non troverete un'opera di Dubuffet. Cioè fu sistematico da mercante anche in questo, nel tenere sempre separate le due attività. E poi da Gugging. Gugging è l'ex ospedale psichiatrico di Vienna, che intrecciò le proprie sorti con Dubuffet negli ultimi anni anche di ricerca, e da lì sono arrivate, sono giunte opere che Dubuffet stesso aveva selezionato per la propria collezione e per quei cahiers de l'art brut, quei quaderni straordinari che fanno parte ormai della storia dell'arte, il cui ultimo, che vide ancora Dubuffet in vita, è appunto dedicato a Gugging. Uno dei motivi per cui la riscoperta nel mercato di Dubuffet ne ha diciamo, sancito la fortuna negli ultimi anni è anche, secondo me, di carattere ideale. Cioè, la ricerca, il filo rosso che percorre tutta la vicenda dubuffettiana legato alla ricerca di quell'istinto creatore che non solo in se stesso ma anche negli autori, così chiamava Dubuffet i propri artisti, egli ricercava, pare a molti di coloro che si occupano di arte attuale forse anche una sorta di balsamo, di occasione per ritrovare freschezza, autenticità o forme d'arte che non tradiscano l'arte, che rimangano legate alla pittura, alla scultura o all'incisione, ma che ritrovino quella vitalità che molta arte attuale non riesce a raggiungere. Quindi si rivela molto attuale e molto contemporaneo in quel sistema dell'arte che, anche se si fanno mostre per fare poi libri e per fare cultura con la didattica, con le scuole o con il coinvolgimento di pubblici eterogenei, si deve tenere conto comunque di questo sistema e di queste esigenze che muovono le sorti di un artista anche a livello internazionale. Il momento di Dubuffet sembrava arrivato nel mondo, ma non in Italia. E in Italia chi ha avuto la lungimiranza e il coraggio di accoglierlo è stata la Fondazione Palazzo Magnani, non a caso in un territorio che con molti temi dubuffettiani ha sviluppato una sensibilità legata proprio al fare, alle istituzioni presenti come il San Lazzaro, come Città Senza Barriere, come diverse realtà che stanno utilizzando questa mostra come una piattaforma che si ramifica in tutto il territorio e che sta coinvolgendo realtà diversissime nell'ambito delle diverse abilità, della musica, dell'educazione a diversi livelli. Abbiamo preparato una serie di opere tattili con l'Istituto Nazionale dei Ciechi, come si fece anche l'anno scorso per Kandinsky Cage, quindi la mostra è fruibile anche per i non vedenti, con accompagnamenti anche musicali del Dubuffet musicista e letterari. Abbiamo fatto un percorso per bambini con didascalie per bambini e cartine che se ne possono andare via dalla mostra portando con sé una sorta di vademecum. Ed è sorprendente come coloro che sono meno reticenti nei confronti di Dubuffet, che non è certo un nome noto, che è legato a una serie di pregiudizi, di stereotipi che fanno sì che le folle non accorrano come nei rassicuranti nomi legati ai classici moderni, come per esempio Kandinsky, che pur accostato con Cage faceva arrivare le folle, fanno sì che proprio coloro che sarebbero più portati a una sensibilità, se vogliamo, brut, siano i visitatori più attenti e più assidui, se facciamo eccezione naturalmente dei grandi raffinati. Quindi una mostra che è un esperimento sul territorio ma anche a livello nazionale e internazionale, che era un grande punto di domanda, ma che chi ha l'ardire di affrontare, cioè di avvicinarsi e valcare la soglia di Palazzo Magnani, credo possa trovare davvero inusuale come esperienza da
brucare con modalità e tempi diversi. Io dico sempre che questa mostra è un grande viaggio al termine della notte ed è un omaggio anche a Céline, e non vi rivelo perché, e non voglio descrivervi anche, diciamo, la dualità tematica, quella tra materia e spirito, che è stata scelta per affrontarla, perché credo che come apparati didattici tra le audioguide, i cartelli esplicativi, i cosiddetti pannelli didattici e le stanze anche tematiche che seguono comunque in senso logico e cronologico tutta la vita di Dubuffet, credo che la mostra sia fruibile a più livelli da tutti e non voglio raccontarvela qui, visto che siamo dietro l'angolo. Sì. Chiude il 3 marzo, si sta pensando di prorogarla al 17, vedremo se sarà possibile, ma perché sto dicendo, e poi casomai scambiamo alcune riflessioni, ma ascoltiamo anche voi, perché sto dicendo che è una mostra che esige un tempo diverso, che non è solo il tempo di Clé, riferimento, come si capirà dalle prime sale, imprescindibile da parte di Dubuffet, che diceva che per guardare un quadro occorre una sedia, e oggi fretta che anche un ciclo come l'Hurloup, dove Dubuffet sostituisce il proprio interesse per la natura, che occupa tutta la prima parte della mostra. La prima parte della mostra intende la natura proprio come vegetali, minerali e animali. Poi improvvisamente c'è una sterzata nel 60 di Dubuffet, che continua ad essere fisico e interessato alla natura, ma attraverso la sostituisce con la tecnica, con la tecne. E queste sono parole di Barilli nel 64, che fece la prima grande, che lanciò l'Hurloup di cui ha già parlato nel mondo. Ecco, la seconda parte della mostra è legata alla tecne. Ero il rappresentante dei suoi macaroni, come lui. Lui non aveva bisogno di... si sapeva lanciare benissimo e sceglieva chi vendeva meglio i suoi macaroni. E in quel momento gli è sembrato che io fossi il giovanotto più adatto al prodotto, a lanciare. Secondo me tu avevi proprio colto anche nel definirlo materiologo, e occupandoti anche tu comunque di letteratura, avevi colto la tensione che vi accomunava e che non rivelo, perché sennò rivelo l'arcano della mostra. Se mi permetti un piccolo inciso, i miei rapporti con Dubuffet non erano per nulla tranquilli, perché lui mi accusava, erano sempre piuttosto dialettici, perché lui mi accusava di essere un giovanotto troppo asfissiato dalla cultura. Diceva, no, Monsieur Barilli, vous lisez trop de livres. E invece io volevo dimostrargli che era lui che si spostava. Lui negava assolutamente di essere influenzato dagli stili, ma invece lui viaggiava in concorrenza con il cambio degli stili, per cui quando nei primi anni 60 è finito il ciclo della materia, di cui penso che adesso parlerai, natura, materia, eccetera, eccetera, ed è ritornato fuori l'oggetto tecnologico, lui si è immediatamente adeguato, lui ha dialogato o gareggiato, se volete, con Dunderburg, con Liechtenstein, certo, con Warhol, però guai a dirglielo, se io glielo dicevo rischiavo l'amicizia. In seguito lui si è sempre aggiornato, alla fine lui ha capito il linguaggio di Basquiat e di Keith Haring, cioè il linguaggio dei graffitisti, e spero che tu riesca ad arrivare a quella fase finale. Ma pensa che fortuna, fortuna hai avuto ad avere uno scambio dialettico con Jean Dubuffet, sì. Noi non l'abbiamo avuta, quindi sì. Però sempre, lo stimolo critico che parte. Io ero sul filo del rasoio, da un momento all'altro lui poteva avere un accesso di collera e foutre moi alla porta, cioè cacciarmi via, come ha mandato via un gran numero di... Era un uomo duro, anche crudele, se volete. Eppure io ero difeso dalla distanza, perché me ne stavo a Bologna, lui viveva a Parigi, e quindi c'era parecchi chilometri a fare da cuscinetto tra me e lui. Ecco, comunque il rapporto è stato anche burrascoso, ma proprio per i suoi cambiamenti, che vengono fuori benissimo dalla tua... Ecco, Io per primo riconosco, io ne ho fatte 3 o 4 di mostre su di lui, ma sempre a pezzi. Tu invece hai fatto veramente, seppur in via sintetica, il percorso completo. Ma perché pur cambiando lui con queste sterzate inaspettate, beh, certo, che c'è una voltano pagina, sì, anche ogni 6-8 mesi della propria vita, tutto,
In realtà c'è una coerenza nella ricerca, nel pensiero, nella visione del mondo, nel muoversi di queste polarità dialettiche tra natura e artificio, tra spirito e materia, tra alto e basso, tra micro e macrocosmo, che se si rintracciano, cioè se banalmente si rintraccia la posizione filosofica, e sottolineo questo termine, di Dubuffet, permettono di districarsi in questo, diciamo, labirinto che in realtà è molto coerente, non è un polimath ma è e poi un monomath. Bisogna esporlo, i labirinti vanno percorsi. No? Vanno percorsi, ma e questo mi dava così occasione poi di passare la parola ad Adolfo. Credo che Dubuffet in sé, forse questa mostra, di sicuro questo libro, invitino ad attivare, per utilizzare le parole di Dubuffet, quelle danze mentali, quei piani mentali molto diversi delle esperienze estetiche, quindi della percezione della realtà circostante, che rimandano poi all'oggetto del bel saggio che Adolfo Tura ha scritto per questo catalogo, che si intitola Elogio dei tempi morti, e in realtà punta l'attenzione su quella sorta di, io la chiamo Wunderkammer anche in questo caso, ma di Atlante dei fenomeni fisici, che sono i fenomen, questa serie mirabile di litografie che Dubuffet segue per 4-5 anni e non completa mai, e che invita forse più di qualsiasi altra opera in mostra, e in mostra vedrete ci sono brani del Cucù Bazar, ci sono video gustosissimi, non parliamo di musica perché si potrebbero, ma se avete delle domande, perché è uno dei miei interessi principali, c'è una sala della musica. Perché la parola musica è sprecata nel suo caso e lui la ripudierebbe. Lui era un non sono d'accordo. Come già facevano i nostri futuristi, lui è un produttore. Di, perché come John Cage, in fondo lui a suo modo è uno spirito affine a quello di John Cage. Beh, no. John Cage era un musicista professionista che ha fatto di tutto, Dubuffet aveva il complesso di non essere musicista, e proprio nei momenti in cui è in difficoltà con la materia si appella alla musica, cioè cerca nella musica quello che i riscontri che non trova nella materia, e ci si attacca nei momenti in cui passa da un ciclo all'altro. Sì, ci sono comunque, periodi della sua vita in cui diventa solo musicista di Dubuffet, abbandona, e la famiglia è preoccupata, dice ma tu non lo sei, non sei un professionista, non puoi farlo. Allora anche per il Cucù Bazar chiama i musicisti professionisti, si fa scrivere la musica, ma poi vuole fare tutto lui. Cioè è un confronto dialettico che tutti gli artisti nel Novecento hanno avuto con la musica, ma Dubuffet riconosce di non esserlo. Però ci sono anche momenti in cui suona il piano e anche jazz, cioè la Duke Ellington, molto bene. Quindi io il termine musica lo userei da uomo orchestra, perché allora non lo consideriamo neanche scrittore, in fondo scriveva anche molto bene. Eccellente scrittore. E allora non possiamo dire musicista perché c'è sempre questo tabù. No, ma io lo dicevo non contro la musica intesa come sinfonia, come bel perché suono. Sei un classicista. Lui era per la cacofonia, insomma tutta la musica contemporanea che conta in definitiva è cacofonica, respinge l'eufonia a favore della cacofonia, e quindi anche come l'arte astratta, anche l'arte astratta è spesso cacofonica, anche l'arte astratta è cacofonica. Ah beh, certo. Quindi seguono, però è più facile da accettare, l'orecchio è più difficile da educare. Ma dicevo, questa mostra che elogia i tempi morti e invita a tempi diversi della percezione può essere oggetto dell'approfondimento di Adolfo, perché io oggi appunto non volevo parlare della mostra che parla da sé, e siete tutti appunto invitati a visitare fino al 3 di marzo con possibilità di proroga al 17, ma credo che avere autori e protagonisti di quello che resterà e varcherà le soglie dello spazio del tempo, ovvero il libro, sia un'occasione unica anche per me per ascoltarli in ulteriori approfondimenti ai loro saggi. Quindi adesso cederei la parola ad Adolfo per poi ascoltare anche voi. Grazie. Ciò che mi vale di essere qui stasera in un'occasione così piacevole è il fatto di avere contribuito al catalogo con un mio saggio. Se mi domandaste
che cosa mi è valso di contribuire al catalogo, mi troverei un po' in imbarazzo, perché io non sono un dubuffetologo e semplicemente credo che Martina abbia inteso integrare il catalogo con lo scritto di un amante di Dubuffet, quale io sono, e non uno storico dell'arte, ma semplicemente un amante di Dubuffet. E in particolare, devo dire, io sono affezionato a uno dei segmenti, a uno dei pezzetti, come diceva il professor Barilli, dell'attività di Dubuffet, che sono le sue impronte. Le impronte Dubuffet le ha praticate a più riprese dalla fine degli anni 50 fino agli anni 70 e consistono in qualcosa di molto semplice, in una superficie di vetro. Credo che possiate intanto catturarne qualche visione tra le immagini che scorrono, una superficie di vetro oppure di un materiale plastico che veniva inchiostrata con della china e poi veniva disseminata di pezzettini di legumi, di frustoli, di cose del tutto insignificanti che lui magari raccoglieva per terra, polvere addirittura. Lui racconta che all'inizio andava al mercato della verdura e comprava dei legumi che lo attiravano per la forma e poi li spezzettava. Poi ha cominciato a fare ricorso a cose ancora più banali, perché si accorgeva che l'esito era tanto più sorprendente quanto più erano comuni gli oggetti che disseminava su queste superfici. E una volta fatta questa semplicissima preparazione, appoggiava dei fogli di carta umida o asciutta e ricavava delle impronte. Da questa pratica si è poi sviluppata un qualcosa di più complesso, che sono appunto le litografie dei fenomeni a cui faceva riferimento Martina, ma il principio è lo stesso, perché anche nel caso di queste litografie si tratta del riporto di impronte, e di impronte ottenute proprio sminuzzando cose comuni e assistendo alla sorpresa di un effetto non interamente previsto. Queste impronte sono, a parer mio, particolarmente affascinanti, perché a prima vista non offrono niente. Sono, se vogliamo, anche a guardarle frettolosamente, qualcosa di noioso. Poi in questo potremmo ricollegarci proprio a Cage, che diceva: qualsiasi cosa voi vediate di noioso, se ci passate tempo sufficiente vi accorgerete che noioso non è per niente. E questa è esattamente l'esperienza che si fa con le impronte di Dubuffet e con le litografie dei fenomeni. Perché in realtà questi brulichii sulla carta evocano scenari che in qualche modo ci sono familiari, evocano per esempio dei fondali marini, evocano dei muri scrostati, e ci si può domandare di quale sia, un po' banalmente, per dirlo un po' grossolanamente, il senso di un'operazione di questo tipo. E per farlo, per cercare una risposta, ci si può lasciare guidare dai titoli che Dubuffet imponeva a queste opere, in particolare alla serie dei fenomeni. Io ho pensato di fare proprio un esempio e di leggervi i titoli che Dubuffet ha assegnato alle prime tavole litografiche della serie dei fenomeni. Sono 18 tavole che lui intitola in questo modo: Pierre aux traces, pietra con tracce, le mur, il muro, ramure, rami, fond de mer, fondale marino, la danse du gaz, la danza del gas, l'ossidazione, chaussée forestière, la strada della foresta, la strada proprio in senso materiale, carreggiata, flore minerale, flora minerale,
Germination, germinazione, Le mur de larmes, il muro di lacrime, Mousse lichen, muschi e licheni, Irruption, irruzioni, Intervention, interventi, Muraille d'ombre, parete d'ombra, Dispersion, démonologie, Mur mystique, muro mistico, Pierraille, ghiaia. La prima considerazione che viene da fare è che sono titoli molto raffinati, molto studiati, e effettivamente spesso non ci si pensa, ma soprattutto per il Novecento i titoli sono una parte importantissima dell'opera d'arte. L'imposizione del titolo è un momento decisivo della confezione dell'opera d'arte da parte dell'artista. Questo però non è vero indiscriminatamente per tutti gli artisti. È sicuramente vero per Dubuffet. Qualche anno fa è addirittura uscita una monografia di una storica dell'arte francese sui titoli delle opere di Dubuffet e la sua pratica di designazione. Noi, per esempio, possediamo parecchi suoi quaderni di atelier e nei quali possiamo notare il cambiamento di titolo per una stessa opera. Addirittura in qualche caso un'opera cambia titolo 5-6 volte, e questo la dice lunga sull'attenzione che Dubuffet poneva ai titoli. L'altra considerazione che viene subito da fare è che linguisticamente sono parole normali. Dubuffet era molto inventivo, era capace di grandi invenzioni linguistiche. Si è fatto il caso di Hurloup. Hurloup è un'invenzione meravigliosa. Può farci pensare alle invenzioni lessicali delle fanfole di Maraini, di Fosco Maraini, che peraltro sono poesie serissime. Se uno va su YouTube trova e fa fanfola Maraini, trova Gigi Proietti che intrattiene Simona Dandini recitando una fanfola e sghignazzando. Però con tutto rispetto per Proietti, questo è una manomissione, perché la fanfola non è un componimento umoristico. La fanfola è un componimento serio, tant'è vero che nella prima edizione negli anni 60 uno di questi componimenti di Maraini era intitolato Auschwitz, per cui è difficile immaginare che fosse per sghignazzare. Ed è un procedimento molto simile, un procedimento onomaturgico molto simile a quello di Hurloup, per esempio, e di altri casi di Buffet, con la distinzione importante che quando Maraini inventa la parola lonfo per designare un animale inesistente che ognuno può immaginarsi come vuole, la parola Hurloup designa un mondo di opere che l'artista realizza e rende esistente, ed è però tutto un mondo altro in qualche modo rispetto a quello degli oggetti che noi incontriamo, e da qui l'invenzione linguistica. Nel caso invece di queste impronte o di queste litografie che nascono da impronte, le parole appartengono al linguaggio comune. Una parte sono visionarie, sono allusioni, per esempio il muro di lacrime, la parete d'ombra, ma a parte queste che in qualche modo assecondano lo slancio visionario che si innesca al contatto con queste immagini che possono essere sognanti, molte altre sono puramente denotative: il muro, la ghiaia, i licheni. I licheni ci fanno pensare a Sbarbaro, a una grande passione di Camillo Sbarbaro, che era un collezionista, un classificatore di licheni, e un appassionato di licheni proprio per la tenuità di queste entità e per la loro quasi fatale trascurabilità. Ebbene, queste designazioni puramente denotative non nel rispetto all'opera d'arte, non nel senso che descrivano l'opera d'arte,
ma che collegano l'opera d'arte a realtà quotidiane che descrivono in maniera appunto diretta, per esempio ossidazione, come potrebbe essere l'ossidazione di un metallo. Quante volte nella nostra giornata incontriamo un metallo ossidato, per esempio. Ebbene, questa banalità nelle titolazioni mi sembra essere proprio un indizio di una possibile lettura di queste opere. Allora, mi sono domandato come fare per, tanto non volendo ripetere quello che ho scritto nel saggetto del catalogo, ma anche vista l'occasione che è quella di una conversazione, come fare a trasmettere quello che mi pare essere un possibile senso di questa pratica, e ho deciso di farlo leggendovi una poesia che con Dubuffet non c'entra niente, della poetessa Wisława Szymborska, che è una poetessa polacca che sarà nota ad alcuni di voi perché è una grande poetessa, un premio Nobel, morta 5-6 anni fa, ed è una poesia che si intitola Conversazione con una pietra. Ve la leggo, non è molto lunga, e poi vedremo insieme se davvero ci può essere un qualche cosa che in qualche modo consona con queste opere di Dubuffet che trovo tanto affascinanti. Busso alla porta della pietra. Sono io, fammi entrare, voglio venirti dentro, dare un'occhiata, respirarti come l'aria. Vattene, dice la pietra, sono ermeticamente chiusa. Anche fatte a pezzi, saremo chiuse ermeticamente. Anche ridotte in polvere, non faremo entrare nessuno. Busso alla porta della pietra, sono io, fammi entrare, vengo per pura curiosità. La vita è l'unica occasione. Vorrei girare per il tuo palazzo e visitare poi anche la foglia e la goccia d'acqua. Ho poco tempo per farlo. La mia mortalità dovrebbe commuoverti. Sono di pietra, dice la pietra, e devo restare seria per forza. Vattene via, non ho i muscoli per ridere. Busso alla porta della pietra. Sono io, fammi entrare. Dicono che in te ci sono grandi sale vuote, mai viste, belle invano, sorde, senza l'eco di alcun passo. Ammetti che tu stessa ne sai poco. Sale grandi e vuote, dice la pietra, ma in esse non c'è spazio. Belle può darsi, ma al di là del gusto dei tuoi poveri sensi. Puoi conoscermi, però mai fino in fondo. Con tutta la superficie mi rivolgo a te, ma tutto il mio interno è girato altrove. Busso alla porta della pietra. Sono io, fammi entrare. Non cerco in te un rifugio per l'eternità. Non sono infelice, non sono senza casa. Il mio mondo è degno di ritorno. Entrerò e uscirò a mani vuote. E come prova ad esserci davvero stata, porterò solo parole a cui nessuno presterà fede. Non entrerai, dice la pietra, ti manca il senso del partecipare, nessun senso ti sostituirà a quello del partecipare, anche una vista affilata fino all'onniveggenza, a nulla ti servirà senza il senso del partecipare, non entrerai, non hai che un senso di quel senso, appena un germe, solo una parvenza. Busso alla porta della pietra, sono io, fammi entrare. Non posso attendere 2000 secoli per entrare sotto il tuo tetto. Se non mi credi, dice la pietra, rivolgiti alla foglia, dirà la stessa cosa. Chiedi a una goccia d'acqua, dirà come la foglia. Chiedi infine a un capello della tua testa. Scoppio dal ridere, d'un'immensa risata che non so far scoppiare. Busso alla porta della pietra, sono io, fammi entrare. Non ho porta, dice la pietra. Questa poesia della Szymborska è del 62, che è tra l'altro proprio un anno di produzione dei fenomeni di Dubuffet. Io non credo che si debba feticizzare la contemporaneità delle esperienze culturali, per cui a priori per forza due esperienze contemporanee debbano consonare. Vi avrei letto questa poesia anche fosse stata degli anni 80, ma ex post, quando si constata che una sintonia c'è, questo diventa sicuramente significativo di uno spirito dei tempi, tema al quale si è fatto accenno anche prima. E effettivamente una consonanza con questa poesia l'ha uno scritto di Dubuffet sulle impronte,
in cui Dubuffet dice: spesso ci si domanda cosa si potrebbe provare a essere un albero, ma io non vorrei provare a essere un albero, io vorrei essere polvere, perché sarebbe un'informazione molto maggiore essere qualcosa di così lontano da noi, un essere discontinuo, essere polvere. Naturalmente è un'esperienza irrealizzabile, perché, e questo lo dice la stessa poesia della Szymborska, nessuno può sapere cosa voglia dire essere pietra, perché se non si è pietra non lo si può sapere, e se si è pietra non lo si può sapere. E essere polvere è qualche cosa, è un esempio limite, è un'aspirazione limite. Ci si può anche domandare che cosa possa voler dire provare a essere polvere. Martina è filosofa e quindi potrebbe parlarci di questo, ma è un'esperienza limite che ha proprio il senso di indicare una direzione, credo, come la poesia della Szymborska, e cioè la direzione dell'attenzione che noi solitamente non facciamo, che è l'attenzione che noi non portiamo a cose che ci stanno molto vicine e che al tempo stesso ci sono molto lontane. Ci stanno molto vicine come un muro scrostato, ci stanno molto vicine come una pietra, ci stanno molto vicine come una foglia, o meno ancora come la polvere, ma cose alle quali noi non facciamo attenzione. Se noi entriamo in una stanza e la troviamo senza persone, senza oggetti e senza mobili, usciremo da quella stanza dicendo che è vuota. Non penseremo di dire diversamente solo perché magari c'era della polvere. Quella è una cosa del tutto trascurabile. Eppure queste realtà quotidiane sono quanto di più vicino, di continuamente vicino, di più lontano, perché sono in qualche modo la realtà che ci sarebbe al mondo se l'uomo non esistesse, e ciò che ci sarebbe comunque al mondo se l'uomo non esistesse. E mi pare che questo affascinasse molto Dubuffet, cioè questa parte di realtà che è così massiccia e così imponente, che è quella che sarebbe in esergo a un suo scritto. Lui cita una frase di Balzac in cui dice: il deserto è Dio senza l'uomo. Ecco, questa idea che qualche un mondo esiste indipendentemente dall'uomo, e che poi porta anche a un ridimensionamento appunto della presenza dell'uomo, e anche un certo fastidio per la cultura, appunto spesso asfissiante, e a un certo anticulturalismo. Dubuffet intitola una sua conferenza a Chicago nel 1951 Posizioni anticulturali. Cioè, ecco, ma tutto questo anticulturalismo è legato, mi pare, a questa fascinazione per l'inorganico, per quanto ci è così vicino e al tempo stesso così lontano. Ed è, mi sembra, come nello spirito di questa poesia, anche nello spirito delle impronte di Dubuffet e delle litografie dei Phénomène, un invito di attenzione e di consapevolezza a tutto questo. Ed è un invito che poteva avere senso alla fine degli anni 50 o all'inizio degli anni 60, ma che sicuramente ha attualità anche oggi, ed è un motivo per cui sono opere che rimangono molto affascinanti. Io concludo con questo. Grazie. Se posso... No, se è il caso, cioè, tu vuoi dire, sì. Hai da dire? Sì. Sì, no, di pure. 2 minuti, perché hai diciamo, toccato i nodi che abbiamo stringono. Abbiamo ancora un'ora da riempire e noi la riempiremo perché tutta. In mostra potrete, oltre ai Phénomène, illustrare quello che ha detto Adolfo con le opere che adesso vi indico, e anche con la sensibilità, se vogliamo, sartriana, perché quando ascoltavo Adolfo mi veniva una nausea sartriana, perché questa è, diciamo, la materia da contrapporre al nulla, e la nausea davvero di Sartre e di Heidegger, che non a caso, rileggendo proprio il romanzo alla luce di questa mostra, la nausea passa ogni volta che arriva la musica, il protagonista ascolta la musica. E credo che a Dubuffet, che si cimentava in questi anni con la materia, cioè ciò che è vile e discreditato, la polvere, gli scarti,
viene trattato alla stregua dei materiali più nobili. Anche negli anni provenzali Dubuffet collezionava ali di farfalle, quindi i materiali nobili, appunto, e qui ritorno ai collezionisti enciclopedici di cui Bologna è stata anche protagonista con l'Aldo Brandi, ma faceva già opere con gli scarti ai piedi dei muri, con la polvere, ciò che è nobile e ciò che è ignobile, ciò che è alto e ciò che è basso, ciò che è dimenticato e umile e ciò che invece è comunemente celebrato, è da tenere presente per la grande generosità di Dubuffet, che traumatizzato dalla guerra diventa artista proprio verso la fine della guerra e conia il termine di art brut, legandosi alle Corbusier, al béton brut e alle visite che con le Corbusier aveva organizzato nel 1945 negli ospedali psichiatrici per lo più svizzeri, ma con il crollo, se vogliamo, dei muri da Auschwitz alle grandi città, tenta di ricostruire una forma di speranza dalle macerie dell'esistenzialismo e della guerra, abbracciando tutto, abbracciando la malattia mentale come la sanità, abbracciando appunto i materiali nobili come quelli ignobili. Ma diciamo, le ossessioni sono quelle anche di un alchimista cinquecentesco. Allora le pietre filosofali, c'è cioè un muro bellissimo in mostra su cui troneggia la signorina di pietra, questo volto, la demoiselle de pierre, che è stato replicato anche per i non vedenti e che dà il là a una parete straordinaria di volti di pietra che dialogano con con i corpi di dama, questi corpi femminili squartati che grande successo avranno poi nella storia dell'arte, ispireranno De Kooning e altri, dove la materia femminile, la grande madre, l'origine di tutte le cose è sempre la ricerca di delle morfai, delle forme primigenie, archetipiche, quelle forme che danno origine a quelle leggi inflessibili che reggono la natura, che si trovano nei movimenti delle pietre come nei movimenti in fondo dello spirito. È molto importante pensare che tutto il creato per Dubuffet è un continuum e che questa ricerca delle leggi che i neurologi tedeschi e francesi in quegli anni, indagando la memoria e indagando i processi di percezione dal punto di vista appunto della psicologia della percezione, interessano tantissimo Dubuffet, che da dilettante però si cimenta con la fisica molecolare, con l'astronomia. Il Cuckoo Bazar è un grande omaggio alla scoperta della Luna, è pieno di astronauti che si muovono, ma anche con la neurologia e quei dinamismi psichici che per un umanista in fondo come Dubuffet si spera trovino delle consonanze, delle risonanze con la realtà esteriore. Quindi la ricerca di queste leggi attraverso il fare arti e non solo arte è un grande messaggio anche di speranza e di rinascita dalle macerie. La Lorenza Trucchi, con cui abbiamo parlato spesso, riporta un aneddoto che si lega a quanto appena detto, ma anche alla scelta dell'art brut all'interno di questa visione generosa di continuum della realtà che tutto abbraccia. Perché Dubuffet dice alla Trucchi: mi interessano le forme di espressione di quei, diciamo, malati dello spirito, come si direbbe in tedesco, che ovviamente possiedono talento, perché non tutte le persone con disagi psichiatrici sono artisti, cioè il talento è un fattore che prescinde da questo, se no, come si dice spesso, saremmo pieni di artisti. Mi affascinano da sempre, non solo per quello di cui abbiamo già parlato, l'istinto creatore, questa spontaneità, ma perché nel dare corpo ai propri demoni, alla propria sofferenza, alla propria malattia mentale, l'alienato crea una dialettica, crea una festa. Il tema della festa è molto presente anche a Céline, crea una danza con l'oggetto che è già una forma di dialogo e di tentativo di superamento della malattia, cioè l'arte che crea la festa
la danza con gli occhi e con lo spirito, e che quindi è già una prima forma di speranza per il superamento. Penso che l'arte per Dubuffet, soprattutto l'arte visuale, sia un grande anche messaggio di riscatto e di speranza dall'intossicazione della materia, per cui per avere, diciamo, per sancire l'esistenza, per avere una prova dell'esistenza, anche la polvere, anche le pietre sono, diciamo, un riempimento dello spirito. Ma poi quando diventa materiologo, come dice Barilli, ha bisogno di affrancarsi, allora si appella alla musica, va nel deserto del Sahara e trova nei paesaggi omogenei, nell'orizzontalità, nel vuoto, il nulla, trova forme di nirvana, ma poi di nuovo riempie con la materia per trovare una conferma dell'esistere. In fondo è in quegli anni anche una forma di esistenzialismo, quindi questa coincidenza con questa poesia bellissima che non conoscevo è una delle scoperte che si fanno nelle occasioni di approfondimento, ma anche attraverso il pubblico di questa mostra, e che illustra in maniera sublime la parete di pietre filosofali che vi invito a venire a visitare. Ma credo che ciascuno di voi, a seconda della propria sensibilità e dei propri interessi, ricreerà questa mostra a modo proprio, che è proprio l'invito di Dubuffet. Dubuffet lo scrive: l'osservatore deve riagire l'opera dentro di sé. E quindi anche sentirsi pietra, matrice, origine di tutte le forme è uno status di consonanza con la materia, che è un tempo apparente morto e molto diverso anche di approcciare l'arte di oggi, credo. Bene, no, io vorrei dialettizzare un poco la riunione, in particolare polemizzare con l'amico perché nel 62, cioè torniamo un po' al fine principale di questa riunione, no? È che di fare le lodi della bella mostra che c'è a Reggio Emilia, dove viene dato forse per la prima volta, addirittura nel mondo, certamente qui in Italia, tutto Dubuffet. Però attenzione, non nel segno di un prodotto omogeneizzato, ma di un prodotto che ha avuto dei salti. Cioè, io sono stato un docente di fenomenologia degli stili e Dubuffet ha cambiato stili, ha cambiato pedali. Quel 62 in cui tu l'hai accostato alla Szymborska, lui era stufo delle registrazioni dei soli terreni, non ne poteva più. Perché era chiuso per lui, lui aveva capito, aveva intuito che tutta la cultura occidentale per il momento non ne poteva più dei muri. I muri erano stati la risposta alla distruzione della Seconda Guerra Mondiale, quando tutta l'umanità aveva concepito una assoluta disistima della tecnologia. La tecnologia erano gli aerei che ci venivano a bombardare, i carri armati, la distruzione, e quindi, per carità, niente tecnologia, ma allora bisognava ritornare alle origini, alla materia, e quindi dialogare il muro. Ecco, tutti gli artisti di quel momento, Burri con i suoi Sacchi, Tapies, il grande spagnolo Anthony Tapies, e lo stesso Fautrier con le sue paste, no? Eccetera, ma perfino Pollock col suo dripping, eccetera. Tutti gli artisti vogliono sbattere il muso contro la realtà più grezza, più grezza. Bisogna riprendere terra, toccare terra contro i mali, le fughe in alto di una tecnologia che è stata la distruttiva. Bisogna ritrovare il contatto con la terra, con l'humus, eccetera, e quindi la grande impresa sua. Però basta, a un certo momento, e questa mi sembra la grandezza di Dubuffet, sì, che lo rende superiore forse ai suoi coetanei, perché Fautrier fino alla fine ha continuato a fare i suoi otasi, i suoi impasti materici, eccetera. Forse lo si potrebbe paragonare a Burri, che ha cambiato anche lui molte volte, a Fontana, eccetera. Tapies invece ha continuato sempre a fare i muri. Nel 62 Dubuffet non ne poteva più dei fenomeni è vero che è l'anno in cui esce il mio Dubuffet materiologo, ma voi sapete che i libri hanno sempre dei ritardi, non sono mai istantanei, e quindi quando io pubblico Dubuffet materiologo, Dubuffet apprezza, tant'è vero che mi fa tradurre in francese, però lui è già fuori.
perché io credo nello Zeitgeist, esiste, ma certo, però c'è lo spirito dei tempi. Dovete vedere, lui c'è una spincia, sala della mostra che lui lo capisce, spiega. Lui intuisce che il mondo sta cambiando, che proprio quell'industria che in precedenza era sembrata distruttiva, e lo era stata, perché senza quella certa tecnologia gli orrori della Seconda Guerra Mondiale non sarebbero avvenuti. Ma ormai il mondo, perlomeno il mondo occidentale, si stava ricostruendo, ripartivano... Tu stai proponendo una concezione evolutiva della storia dell'arte di Dubuffet. No, al contrario, che una in realtà supera, non è evolutiva, ma in verità a rotture. Il movimento è oscillatorio. È rottura. Lui in quel momento... No, non rompe mai. Voi sapete come nasce l'Urlup? E lo vedrete. Nasce nel modo più incredibile, con la biro. Lui che in quel nel periodo dei muri, lui usava così i coltellacci, lui modellava la pasta, la materia, come faceva anche Fautré, con dei coltellacci, con le unghie, eccetera, con i mezzi più brutali, naturalmente. Invece a un certo momento è affascinato dalla comparsa della biro, ecco, se volete, un oggetto che significa lo spirito, l'arrivo degli anni 60, è questo oggetto minuscolo, la biro, che manda in pensione il pennino, la stilografica. Voi pensate, io mi ricordo i terrori quando andavamo a fare i compiti in classe, la paura che il pennino si scaricasse, allora ci portavamo la boccetta d'inchiostro, alle elementari addirittura c'erano i banchi con la buchetta per l'inchiostro, eccetera eccetera. Poi all'improvviso, ecco, un portento della tecnologia, arriva questo prodotto chimico che è la biro, e tutti buttano via le penne stilografiche, escono assolutamente dal mercato, e la biro con quei due colori, il rosso e il blu. Bene, Dubuffet nota che quando lui ha il telefono, perché naturalmente si sta diffondendo il telefono, ma questo è dopo, il blocchetto, ma questo lui l'ha detto e stradetto, sì. L'Urlup nasce al telefono. Però, quando posso lui dire una cosa? Aspetta, finisco, poi la tomete, tu sei la padrona della riunione, io approfitto per riempire un po' di tempo, perché noi dobbiamo arrivare perlomeno fino alle 19, quindi no, e come no? Ma certo, beh, se voi volete andare via prima non lo so, ma davvero genere... ma ascoltiamo loro allora. Vabbè, certo, dopo poi diamo... No, ma scusate, vi spiego, in fondo è lui che lo dice, cioè voglio dire, io non invento nulla. Succedeva a lui, come a tutti in quel momento, che al telefono, con un blocchetto magari per segnare il numero di telefono, gli appunti, eccetera, si facevano gli scarabocchi, e li si facevano con la biro, che era in genere rosso e blu, poteva essere anche verde, ma molto, molto più di raro. E che tipo di scarabocchi? Allora, non c'è più il muro, non c'è più la poetica informale del muro che si aggredisce con le unghie, con i coltellacci, eccetera, eccetera. Ci sono gli scarabocchi quasi astratti, che si fanno sul foglio turbinando, facendo dei mulinelli col segno, gli rigori, c'è un mondo di gli rigori. E così nasce l'Urlup, che poi ha due terminali, perché certo lui predicava contro l'asfissiante cultura e mi sgridava, dice: ah, caro Barilli, ho paura che lei è troppo incline all'asfissiante cultura. E dicevo: no, ma scusi, maestro, ma c'è la pop art, c'è la optical art. E lui faceva le due varianti, perché da questi ghirigori venivano fuori gli oggetti, le teiere, le caffettiere, i piatti, eccetera eccetera. Sì, oppure venivano 62. Fuori dei percorsi totalmente astratti. Quindi è una fase in cui lui entra in concorrenza con la pop art, con Oldenburg, tant'è vero che poi segue le orme di Oldenburg, anche capendo che questi oggetti devono saltare fuori dal piano. E allora inventa delle materie nuove, i poliesteri, i poliuretani, eccetera, per invadere anche la terza dimensione e diventare scultore e anche architetto. Lui, uno degli ultimi scopi della sua vita è stato quello di fare la villa delle vacanze, Villa Falbalà. Lui si era creato nei dintorni di Parigi una villa che è proprio il prototipo delle archistar dell'architettura di oggi. Voi sapete che l'architettura di oggi evade dall'angolo retto,
non si costruisse più con l'angolo retto, si costruisse tutto con pareti mosse, paraboliche, eccetera. E lui presiede tutto questo con la sua architettura, perché passo passo lui invade tutto l'universo, perché raccoglie gli echi. Lui non l'avrebbe mai detto, ma è anche vero, perché lui tutto questo lo faceva a modo suo, naturalmente. L'urloop, che certo è questa parola dove c'è un po' l'idea del turlupé, in francese noi diciamo turlupinari, i francesi dicono turlupé, quindi l'urloop ci turlupina, ma cioè, voglio dire, ci coinvolge in tutta una serie di errori, errore nel senso diciamo del viaggio, dell'itinerario magico, però ha sempre due terminali, un terminale che va, se volete, verso la pop art, e l'altro terminale che va verso la optical art, eccetera. Poi ha cambiato ancora, per esempio c'è stato un periodo in cui ha ripreso certe cose informali, però le ha mescolate con i prodotti urloop, eccetera. Poi addirittura alla fine ha capito, ripeto, lui non l'avrebbe mai ammesso, però si è messo a fare delle cose coloratissime e grafiche al massimo, assolutamente in linea con quello che nello stesso momento facevano Keith Haring e Jean-Michel Basquiat. Del resto questo è sempre avvenuto, i grandi artisti reagiscono al contesto dei loro tempi. No, c'è qualche artista che continua coerente per tutta la vita a fare sempre la stessa cosa, ci sono invece degli altri artisti che colgono gli stimoli del tempo. Pensate a Giovanni Bellini, che parte che è duro, secco, eccetera, e poi capisce la lezione di Giorgione e finisce che dipinge già quasi come Tiziano. Quindi ci sono gli artisti che si adeguano allo spirito dei tempi, e la mostra tua è bella proprio perché non presenta sempre la medesima salsa. Andiamo in una sala. Va bene, che basta, questa sala si intitola, perché questa sala tra il 60 e il 62, e in questi due anni si trova tutto quello che ha illustrato Adolfo e tutto quello che hai illustrato tu. Perché? Perché siamo alla fine delle esperienze delle materiologie, delle testurologie. In due mesi Dubuffet ritorna in città, e la Parigi che ritrova non è più quella del coprifuoco della Seconda Guerra Mondiale, è una città vibrante, fatta di grandi magazzini, di luci artificiali, di musica rinnovata, di automobili. Quindi, mentre continua a lavorare i fenomeni, perché ci lavora dal 58 al 62, mentre continua a impastare la materia in quel modo, inizia a riprendere il pennello, i contorni neri, il colore e questi giochi di parole che sovrappone alle segnaletiche stradali o ai negozi, e inizia questo ciclo rapidissimo che si intitola Paris Circus, coloratissimo, il colore era assente ormai da due anni, che si esplica anche in un dipinto straordinario che abbiamo dalla Baillère, che è Chassé Croisé, che è proprio l'emblema della festa allucinata di Céline. Sembra veramente un quadro fatto prendendo allucinogeni sotto le luci artificiali, ma è contemporaneo ai fenomeni, cioè contempo. Continua. Beh, chiude un ciclo e ne apre un altro. Le due cose si sovrappongono con grandi dubbi, grandi tormenti e grandi pause legate alla musica. Le prime esperienze musicali propriamente dette, dopo quelle che aveva fatto nel deserto, dove ricercava appunto esistenzialmente il nulla, le fa in questo periodo. E la musica caosmica e fenomenale, fatta con Asger Jorn, il pittore simpaticissimo dei Cobra, in quegli anni la fa per tentare di rendere anche la musica, diciamo, quel elemento molecolare soffuso e onipervasivo, la nausea dell'essere che c'è dappertutto, quel magma che ci avvolge e che continua a ricercare nei fenomeni, che poi passi, come giustamente tu hai capito, in quegli anni lì, perché sei tu che hai scritto presentando l'Urloop nel 64. È lui che ha capito, ma ci vuole qualcuno che traduca. Che ci voleva il salto. E hai detto alla natura si è sostituita la tecne. Non sono evoluzionista. Ma nel 62 dove eravamo, io credo nelle rotture.
detto lui, perché sono... i due piani non sono una rottura, sono una ricerca, è sì, difficile, è rottura, abbandonare quel modo. Lui ha capito che ma in quell'anno, rompere. Nel 62, bisognava, è anche la Zimbossa. Bisognava cambiare stile, lui ha cambiato bisognava, stile radicalmente. Ma era anche, cioè questa tensione l'abbandona stilisticamente dopo il 62, e la mostra lo spiega molto chiaramente, perché nella stessa stanza in cui trovate Chassez Croisé, ma la mostra è eccellente, non faccio altro trovate che dirne fenomen, bene. Cioè trovate la pietra della Zimbosca in compresenza con la città di Parigi, e questo cortocircuito in pochi mesi vi dà la misura del tormento della ricerca e della ricerca musicale. Se leggete bene e ascoltate che cosa tenta di fare con la musica pigliandosi, capite come tutto è stato molto rapido. Ma io ritengo che quest'anno 62 sia davvero capitale per spezzare, se vogliamo, la mostra in due, per fare ordine in questa cronologia critica così difficile da tenere, abbracciare, per cui in realtà le due posizioni sono compresenti, sono corrette. Beh, e poi si passa nella fase in cui il dialogo è l'altra in entrata. È in entrata, ma le due cose sono, diciamo, certo, quando cronologicamente se arrivate a un casello, l'uscita e l'entrata sono vicine, no? Uno sì, ma, può essere in uscita, ma un uomo altro... così intelligente, che in realtà ha una tensione che va al di là, una tensione di pensiero, le tiene compresenti. E poi non scaccia un amore vero. Per abbracciarne un altro, ma nello stesso poi, modo in fondo lui era un industriale dell'arte, ma abbraccia un altro stile, anche la Fiat, cioè, non è uno da chiodo scaccia chiodo, è uno che tiene tutto, ma poi anche la Fiat privilegia. Quando mette fuori mercato, che so io, la Panda, che poi non lo fa perché è il suo maggiore successo, tiene una, c'è un'officina c'è una fabbrica che continua a fare la Panda, invece un'altra che prova un nuovo modello, e lui faceva così, magari da un lato continuava, però il motore della macchina è sempre quello. E dall'altro però sperimentava nuovi modelli, perché lui era inventivo e lui non lo ammetteva, ma sentiva benissimo lo spirito dei tempi. Lui si guardava attorno e capiva i mutamenti e reagiva, perché l'Urlup è la negazione dei fenomeni e del periodo meteorologico. Quindi, ma è molto bello che ci stiamo confrontando su questo tormento, perché sì, è un tormento che spero che anche per i visitatori sia di stimolo, perché in una stanza trovate tutto questo impazzito, vi divertite. Ma alla fine di tutto c'è la lode della mostra, l'invito ad andarla a vedere, perché è perfetta, ma non perché vi dà un omogeneizzato, per carità, perché vi dà un artista con tutte le rotture, i fermenti, i passaggi e anche i ritorni, perché lui poi ritornava sui suoi passi, ecco, come questo è normale, è importantissimo. Sì. Però è una mostra che, se volete, in miniatura, perché è un universo enorme il suo, però in miniatura rispecchia benissimo il tormento e l'estasi. La Wunderkammer. Se vogliamo usare uno stereotipo, illustra molto bene tutti i suoi passaggi, anche controversi, e anche tutte le imbeccate che lui riceve dal suo tempo, perché era in osmosi col suo tempo. L'artista non si può chiudere, l'artista è sempre in osmosi col suo tempo, anche se non lo vuole ammettere, certo, perché ha paura di essere accusato, dice tu copi questo, copi. Lui assolutamente temeva che lo si potesse tacciare di cose del genere, poi ce l'aveva con la cultura ufficiale, e quindi mai si parlasse di stili ufficialmente riconosciuti. Ma magari diamo un momento la parola al pubblico, se vuole fare. Ci sono dubbi. Poi casomai vostre eventuali domande ci permettono di ritornare sui vari temi. O silenzio, perché avevo inteso che avrebbero chiuso a una certa ora, per questo abbiamo. Ma è alle 7 in genere, a meno che voi non abbiate il treno troppo premente. In genere qui ci mandano via alle 7, vero? C'è... No, l'invito è di andare nella vicinissima Reggio e magari mandarci critiche, dubbi, perplessità, commenti. Ah beh, questo è il sottofondo, il leitmotiv di tutta la serata. Certo. Qui si è fatto per invitarvi ad andare a Reggio Emilia. No, io farei un applauso a Barilli, che comunque nel mondo è riferimento per Du Buffet. Allora, proprio voi, nessuno ha da chiedere nulla? Non ci sono richieste, proprio volete andare a correre a casa, avete paura che arrivi la neve. Cioè, mai successo che qui allo Stapan Mater si finisca tanto presto. Proprio non avete stimoli, cose da chiedere, punti che vi sono, neanche dei fini
Per esempio, qui abbiamo uno che sfrutta non il muro ma il freddo, sfrutta quei bei ghirigori che il gelo fa sui vetri. No, voi sapete che cioè abbiamo elogi ai tempi morti. Nanni Menetti, cosa, tu hai avuto qualche ispirazione da Dubuffet o no? Oppure Dubuffet non c'entra col tuo lavoro? No, perché Dubuffet non lavorava col ghiaccio. Sì, hai brevettato, tieni il brevetto, no? Sei l'unico delle come si dice pure, chiriografie. Va bene, allora... Dovrebbero... Ah, ecco, no, vedo una mano alzata. Dica. Ah, beh, è Bruno Benussi, un artista che... Non... però, siccome poi Dubuffet è universale, diciamo pure, no, per dare il senso della larghezza dei suoi interessi, che certo, lui partiva dal muro, però su questo muro graffiva così, le tracce di una presenza antropomorfa, e la faceva proprio ispirandosi all'art brut, e quindi era una presenza antropomorfa, quale era degna di una umanità risorgente dalla peste della grande guerra, della seconda guerra mondiale, e quindi era un'umanità come quella che poi compariva anche in Fautrier, anche in Pollock, anche in Mattia Moreni, cioè, comunque Bruno, che invece è proprio uno specialista dell'iconosfera, sentiamo che domanda hai da fare. Sì, ci sono. Allora, ci sono sia i video con diverse fasi delle esperienze musicali, ci sono tutti i dischi di Cardazzo, c'è un bellissimo dipinto Mechanic Music, quindi già della musica nella fase dell'Urloop. Sì, diciamo che riguardo alla musica, anche documenti fotografici, perché Dubuffet accumulava e collezionava materiali come gli strumenti musicali, quindi sì, c'è una sala addirittura dedicata alla musica che io chiamo la sala della musica. Sì, negli anni africani lui collezionava voracemente strumenti musicali e poi li suonava col naso, con i piedi. Ci giocava e incideva avvalendosi anche del magnetofono, perché si firmava Satrapotti e voleva, come Cage, che le figure dell'esecutore, dell'autore della musica e dell'interprete, insomma, si intrecciassero, ma voleva fare poi tutto lui. Quindi in realtà ho fatto ascoltare alcuni dischi, non so, anche i miei figli, 10-12 anni, si sono messi a saltare e hanno detto sembra di stare alle giostre. Quindi in realtà la grande festa seliniana, cioè, funziona anche a chi ne è ignaro, ma seguono, la musica segue dall'infanzia in cui suonando il piano e nella giovinezza in cui da mercante di vini si dibatte tra la vocazione letteraria e quella artistica, segue tutta la sua vita e passa dall'interesse per Duke Ellington e un certo jazz invece alla totale libertà, che però lo avvicina per esempio alle esperienze col magnetofono di Cage o a molti, diciamo, contemporanei che cercavano nella musica bruta una alternativa pura, ma in alcuni casi, come nei Phenomen, la musica fenomenale caotica diventa una sorta di colonna sonora di quello che lui ricerca in questo atlante dei fenomeni fisici. Quindi parallelismi, sempre coltivando il complesso che aveva di non avere una formazione musicale ad alto livello, tanto che nelle prime due edizioni del Cuckoo Bazaar, che è uno spettacolo che si avvale della presenza di musica, quella del Guggenheim e del Grand Palais, lavora con due musicisti famosi, uno diciamo praghese e uno americano. Invece nel 78, siccome era anche abbastanza rissoso, aveva un temperamento rissoso, nel 78 si occupa direttamente a Torino per la Fiat col Cuckoo Bazaar della musica di persona, e infatti dice: questa è la versione più appagante del Cuckoo Bazaar, la mia opera totale che mette insieme la mia visione della fisica, della letteratura, della musica, del teatro, della pittura, della scultura, perché ho potuto fare tutto. E addirittura New York aveva degli scenografi professionisti, aveva chiamato delle modelle per indossare i costumi e dei ballerini professionisti, quindi
nelle note molto interessanti che scrive per i suoi spettacoli sulla musica, questo complesso, tutti noi abbiamo dei complessi per ciò che non abbiamo potuto essere, del non essere stato musicista professionista, emerge di continuo ed è molto interessante, perché appunto questo rapporto controverso con la musica lo accompagna sempre. Ma i dischi di Cardazzo con le copertine da lui disegnate e il testo critico di Beniamino Dal Fabbro, grandissimo, diciamo, studioso di studi intertestuali come Prats, che in Italia si dice porti sfortuna, sono queste cose che si mi rendono... Che è finito l'effetto nefasto, si può nominare? Beh, io lo nomino comunque, perché quando ho letto i suoi testi ho detto ma basta pubblicare quelli, e sulla musica di Dubuffet non scriviamo più nulla, anche solo per la bellezza del suo italiano, che parla nel caso di Dubuffet di sprezzatura del segno, per esempio, cioè cose che sono musicali di per sé. Quindi se avrà curiosità di venire a vedere la mostra, ci sono anche alcune delle campane sonore mutuate da Kandinsky Cage, che in alcuni casi accompagnano la fruizione di alcune opere con la musica ad esse abbinate. Quindi io lo ritengo, anche questa forse è una cosa inusuale per Dubuffet. Comunque grazie della domanda. Altre richieste? Allora, tanti applausi agli organizzatori. Grazie. Della mostra. E c'è il pullman che porta, se vi volete imbarcare, c'è qui fuori il bus che porta direttamente a Reggio Emilia. Chi si vuole imbarcare o va a partire pure in bel promenade, come si diceva una volta. Con tanto di vini e tortellini. Poi mi direi come trovi il vino, che poi te ne do sì. Anche altro. Grazie, stupenda questa poesia. La posso fotografarla? Certo. Sì, già fatto. Sì, grazie. Sì. Io invece le chiedo questo, sarà possibile, lo farò magari richiedere da Fondazione Magnani, voi avete ripreso tutto? Sì. Magnifico. Fantastico, grazie. Che bravi che siete, fantastico. Grazie. Grazie. Oppure se mi vuole telefonare...